let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Spiegaci un po'. Beh, l'argento si ossida in quanto esso è un materiale semino, è un metallo seminobile e quindi tende ad ossidarsi. Infatti l'argento a contatto con l'ossigeno ci dà l'ossido di argento, però non è esso il responsabile dell'anerimento dei materiali in argento, ma bensì il suo tipo di idrogeno presente nelle zone ad esempio metropolitane molto diffuse. Esso a contatto con l'ossido di argento ci dà il solfuro di argento responsabile dell'anerimento dei materiali. Quindi mettiamoci al lavoro. Mamma ci ha comprato questi prodotti. Forse ci aiuteranno molto. Mettiamoci al lavoro. Ma queste soluzioni sono molto dannose per l'ambiente e nocive per i bambini. Però dai, non fa niente, mettiamoci al lavoro. Momento. Esiste una soluzione alternativa all'utilizzo di prodotti chimici. Quale? Attraverso le reazioni redox. E come avvengono queste reazioni? Beh, semplice. In una cella galvanica vi sono immersi due metalli. Uno tende ad ossidarsi e l'altro a ridursi. Ah sì, ora che mi ricordo bene, il professore ci ha parlato di una soluzione elettrolitica, ma... Mi ricordo, il professore ci spiegò che il bicarbonato di sodio sciolto in acqua libera... Leonardo, puliremo questo cucchiaino. Lo faremo tornare all'antico splendore. Grazie, gli daremo un tocco di classe. Allora, mettiamoci all'opera. Prepariamo una soluzione elettrolitica col bicarbonato di sodio che poi verseremo nella vaschetta di alluminio. Wow, abbiamo fatto proprio un bel lavoro. Ma cos'è venuto in quella scatola di alluminio? Una reazione di ossido riduzione, in quanto il solfuro di argento a contatto con l'alluminio ci ha dato l'argento più il solfuro di alluminio. Noteremo nella reazione che l'alluminio tenderà ad ossidarsi mentre l'argento a ridursi. Wow, proprio un tocco di classe. Proprio un vero tocco di classe.